Raga, ho segnato 7 triple in una partita, non era mai successo nella storia, mai, e probabilmente mai risuccederà. Adesso ci arriviamo. Let's go! Ovviamente, uomo, tu iscriviti al canale, fidati di me, iscriviti al canale. Fallo subito, partiamo col video. Mercoledì scorso, raga, abbiamo giocato in casa contro Piombino ed era la seconda partita in pochissimi giorni perché la domenica arrivavamo da una vittoria in casa super complicata, una partita mega difficile contro Crema. Tra l'altro in un Palaborsani super caldo che per la prima partita di campionato in casa era praticamente pieno, figata. Grandi, grazie ragazzi. La partita con Crema era stata praticamente sempre punto a punto e come avevo detto l'abbiamo risolta negli ultimi minuti. Io ho segnato 8 punti con 2 triple e 2 tiri liberi. È evidente che sono ancora a caccia della condizione fisica e tecnica migliore, ma ci arriviamo. Godetevi qualche immagine della partita di domenica. Io do la parola al campo. Quest'anno siamo una squadra con tanti giocatori nuovi e allenatore nuovo. Non sono qui a cercare delle scuse, ma sicuramente avremo bisogno di un po' di tempo per creare il giusto amalgama e assimilare al meglio le regole sia offensive che difensive. Ovviamente questo è un processo che richiede settimane o anche mesi, ma è importante durante questo percorso di crescita riuscire comunque a ottenere delle vittorie. E contro Crema, fortunatamente, ci siamo riusciti. Poi si arriva a mercoledì, alle 20:30 al Palaborsani arriva Piombino, squadra con cui in questi 2-3 anni abbiamo battagliato fortissimo, sembra avuto squadre forti, campo tosto, quindi una bella partita. Loro si sono presentati senza un giocatore importante e come sapete anche noi purtroppo in questo periodo siamo senza il nostro americano Nick che è ancora alle prese con l'infortunio alla mano, ma se non ho capito male presto tornerà fra noi. E dopo la classica presentazione super figa, stile Legnano, a luci spente, l'inno nazionale e si parte. Praticamente nella prima azione della partita, grazie a un assist di Frago, l'altro playmaker della squadra, ho tirato un tiro da 3 punti piazzato, che in realtà non è proprio la cosa che mi piace di più, ma l'ho segnato e questo mi ha aiutato a rientrare in partita almeno dal punto di vista offensivo. Piombino è una squadra che ha tanti attaccanti forti, è super aggressiva in attacco e quindi sapevamo che avremmo dovuto fare una partita di grande fatica, soprattutto in difesa. Quindi nel primo quarto avevo già tentato 5 tiri da 3 punti, che sono tanti per il playmaker della squadra nel primo quarto, ma ne avevo segnati 3.
una delle tre triple è interessante perché la difesa alcune volte passava sotto sui pick and roll, qui ho giocato un riblocco super veloce e l'ho segnata. 3 su 5 da 3 punti a fine primo tempo e in generale avevamo un buon ritmo in attacco, anche se purtroppo, complice qualche errore di troppo in difesa, l'abbiamo chiuso sotto 22-24. Il secondo quarto invece l'abbiamo approcciato molto meglio, soprattutto dal punto di vista difensivo. E nonostante le percentuali in attacco non fossero delle migliori, non eravamo proprio in una giornata di grazia al tiro, con un parziale di 17-11 nel secondo quarto abbiamo chiuso il primo tempo in vantaggio 39-35 e tra l'altro raga nel secondo quarto mi è riuscito un passaggio dietro la schiena nel traffico vicino al canestro. Ti riescono una volta e sei un genio, ma se lo riprovo altre 80 volte faccio 79 palle perse. Però stavolta mi è riuscito. Il terzo quarto è iniziato in modo strano. Generalmente non è il momento della partita in cui preferisco attaccare di più, ma forse perché ero un po' in gas, ero in fiducia al tiro nel primo tempo, ho iniziato con 3 su 3 da 3 punti e dopo 24 minuti avevo 7 triple realizzate. Senza senso. Ovviamente il quarto tiro da 3 punti, che era quello più facile, l'ho sbagliato, perché chiaramente se no sarei normale. Purtroppo però le nostre percentuali sono state un po' basse, siamo un po' calati difensivamente, siamo calati anche forse un pochino fisicamente, io per primo, e nel quarto periodo Piombino ci ha fatto un bel break e purtroppo è andato avanti. Alla fine il risultato finale è stato 60-75 per loro, che nonostante ovviamente loro abbiano meritato di vincere, forse il risultato ci penalizza un po' troppo, è un po' troppo crudele con noi. 60-75 forse non dice del tutto il vero, ma complimenti Piombino perché ha nettamente meritato di vincere. Le sconfitte ovviamente, come sapete, ci fanno sempre soffrire, ma quelle in casa ci fanno soffrire un po' di più. Avrei voluto raccontarvi della mia giornata da 7 triple insieme ad una vittoria, ma purtroppo non è stato possibile, ma noi siamo qui sul canale per raccontare solo la verità, quindi purtroppo 7 triple, ma perso. Non è una cosa che a me capita spesso perché non sono un tiratore puro, ma devo dire che quando vai in campo e senti la palla che ti esce bene, sei in ritmo, la spari e sai già che la palla entrerà, è una bella sensazione. Cioè, mi immagino quei tiratori veri, quelli proprio le macchine che boom 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 non sbagliano mai, che se la sentono che gli esce bene dalle mani, deve essere proprio una libidina. A me capita poche volte perché più delle volte che tiro pio il ferro, però è bello, è una bella sensazione. Cioè, se contestualizzo il momento mio in quella partita, comunque è una bella sensazione. Quindi ora raga, che si fa? Ci lecchiamo le ferite, ripartiamo, ci alleniamo, lavoriamo per migliorare e ovviamente per vincere le prossime partite, perché ne sono passate, è vero, solo 3, ma comunque perdere non va bene. Come sapete, questo l'ho detto 500 milioni di volte, è il mio ultimo ballo, quindi Last Dance, ultimo ballo all'italiana, terrificante, però lasciamolo così. Quindi ci tengo a aiutare la squadra con tutti quelli che sono i miei limiti, sia tecnici, sia fisici, sia mentali, tutti, ma ci tengo ad aiutare la squadra meglio che posso. Non capiterà sempre, anzi, probabilmente, come ho detto, non capiterà mai più che segno 7 canestri da 3 punti in una partita, anzi, se ne segno uno, forse è già buono. Quindi sosteneteci, sostenete vostro fratello Tommino, veniteci a vedere, forza ragazzi, se vi piacciono questi video iscrivetevi al canale, lasciate un like, ci vediamo nel prossimo video. Vi voglio bene come sempre, trovate il link in descrizione, iscrivetevi al Tommy Marino Camp, 28 luglio, 3 agosto 2024, ci sono un sacco di robe, pantaloncini, palestra, let's go, ciao raga, vi voglio bene, voglio bene, voglio bene, voglio bene.